perché dovrei credere in te, sapendo già come poi finirà. Il mio lavoro ti prenderai e con il lavoro la mia dignità. Bentornati in studio, ho l'onore e il piacere di presentarvi Monique, oltre ad essere una cantante, anche attrice, vero? Vero. Come stai, Monique? Sto benissimo, adesso faremo anche un nuovo video. Comunque, vedo che sei emozionata! Sì, queste cose leggermente emozionano. So che è andato in onda su Italia Got Talent e su Mediaset Italia 2 e Striscia la Notizia, se non mi sbaglio. Esatto, l'ho partecipato a questa cosa, Italia Got Talent, mi hanno presa e dopo sono andata anche sulla Striscia la Notizia e anche Telegiornale 5 dicendo che ha avuto tanta audience. Caspita, complimenti! Ho saputo che sei qua con un nuovo brano. Come si intitola? Si chiama Pazza di te. Io ho dato questo titolo, anche parole che sono molto semplici, che tra poco sentite. Ragazzi, Monique! Taci, tocca, toccami. Oh sì, taci, kiss. I want that.
Ragazzi, abbiamo qui in studio un giovane cantautore, Serpa! Serpa, che canzone hai portato qui? Allora, la canzone ha il titolo Vera, è una canzone che in poche parole ho scritto pensando a una ragazza che l'ho visto di sfuggita mentre camminavo per strada, una ragazza che era talmente bella che non sembrava neanche vera. È stato un amore a prima vista? No, non è che l'amore, è solo mi sono fermato più che altro all'aspetto fisico, ecco, cioè. Addirittura da fare una canzone? A vederla non sembrava neanche vera, poi l'ho vista che si muoveva, che parlava, ho detto no, è bella ma è anche vera, veramente bella, ecco. Urca, era bellissima questa ragazza! Sì, era molto bella. I tuoi genitori ti hanno appoggiato a questa novità, diciamo? Beh, sinceramente non sanno neanche che sono qua, ecco. Come non lo sanno? Sto facendo tutto da solo, cioè loro sanno che ho questa passione, però ecco, non sanno che sto andando avanti, che sto provando. Non volevi condividere questa tua passione? Beh, la condividerò quando, cioè, ci sarà qualcosa di certo, ecco, quando parlerò, quando... Sei molto realista allora? Sì. Parlerò quando ci sarà qualcosa da dire, ecco, adesso sto facendo i miei primi passi e... Bene, bene. Vedo che sei emozionato come me. Molto, molto, è la mia prima intervista. Diamoci la mano. E ora Serpa, come si intitola la tua canzone? Vera. Serpa con Vera. Come te non ce n'è più di te è chi c'è, perché tu sei vera, il contrario di un miraggio. Mi ricorda ancora la prima volta che ti ho vista nel mese di maggio, e da allora sei rimasta nel mio cuore come una foto d'un fiore incastonata in una cornice di legno di faggio. Vera, veramente bella, più alta di una stella. Vera, bella, più di ogni cosa o donna su sta faccia della terra. E chissà, chissà quante volte l'avrai sentito sto complimento fatto a te, sembra scriminzito. Ma ti giuro che sto cercando in tutti i modi di esagerare con le parole, ma più ti guardo e più mi rendo conto che nessun paragone ti tiene testa, neanche il sole, perché tu sei vera, più di ogni verità, con le prove, senza trucco e né inganno, il contrario di un'illusione. Io da quanto ti ho vista mi sento libero e non in prigione. Vera, veramente bella, più alta di una stella. Vera, bella, più di ogni cosa donna su sta faccia della terra. Quale vento, luce, suono, e no che non mi so distratto. Si sa che quando parlo di te parlo di tutto ma tranne dell'astratto, senza bugia, il contrario di un'utopia, verità che vive nell'ingenuità di un bambino. E no che tu non sei un manichino, ma vera, veramente bella. Ho tanta voglia di lei nell'intensità, ho tanta...
fare situazioni di una vita insostenibile. In macchina a parlare dentro il letto e non dormire contro il muro per poi sbatterci la testa. Come l'acqua tutto scorre, come il vento tutto sbatte nella mente, i miei pensieri si contorcono. Mi ripeto che ho sbagliato e mi ripeto non è giusto dalla vita. Io non voglio questo e dico no, perché vedo gente intorno a me che si limita a soffrire e poi morire. E dico no, io non resterò nell'angolo, come un pugile mi rialzerò e combatterò, perché questo è il mio ideale. Scorgi all'orizzonte un suono, speri sempre di arrivarci, ma in questa vita chi spera non ottiene. Per aver soddisfazione o perlomeno risultati, fatti in quattro è quello che ti chiedo. Provi solo a immaginare un futuro un po' proibito, per sentirti dire sei un fallito. Io non posso stare calmo, io non voglio stare fermo, questo mondo ormai è uno sbattimento. Buongiorno a tutti, benvenuti a Music New. Music New ha oggi il piacere di avere con noi Lilian Ninfea, una stilista e creatrice di moda prossimamente. Volevamo fare un paio di domande a Lilian. Come ti sei avvicinata al mondo della moda? Buongiorno a tutti. Al mondo della moda mi sono avvicinata all'età di 5 anni circa, quando ho cominciato a creare i primi vestitini per le mie bambole, diciamo. E poi successivamente ho fatto una scuola artistica a 12 anni e ho disegnato, diciamo, ho cominciato a avvicinarmi in questo modo, disegnando gli abiti, diciamo, più seriamente, ecco. Ah, molto bene, c'è una preparazione dietro, non è da tutti, eh? E che cosa distingue il marchio Lilian Ninfea da tutto il resto? Il marchio distingue la femminilità, la sensualità degli abiti, che devono sottolineare i pregi di una donna e cercare di nascondere i piccoli difetti, ecco. Certo, è quello che noi non capiamo molte volte. E secondo te, quali sono i 5 capi o accessori indispensabili nell'armadio di una donna? Tubino nero, sicuramente. Le scarpe con il tacco da 10 cm, però comode. E l'intimo, molto femminile, molto sensuale, importantissimo. Il profumo, se riesce, personalizzato, che anche questo è molto importante. E poi un completo per tutti i giorni da utilizzare in più occasioni, ecco, direi questi. Bello. Questo è lo stile Lilian. E secondo te, che cosa è più importante per una persona, l'aspetto esteriore o quello inferiore? Secondo me sono molto legati tra di loro. Diciamo, qualche volta viene sottovalutato, diciamo, l'aspetto esteriore, dicendo che sì, è molto importante curare l'anima. Secondo me l'aspetto esteriore è quello che viene da dentro, è quello che trasmette alla fine la persona, diciamo. Sono legati, non c'è così tanta distinzione come a volte vogliono fare credere alle persone. Bisogna curare tutti e due, è importante tutti e due. Certo, bellissimo, questa è una cosa veramente bella. Mentre quali sono gli errori più gravi che una donna può commettere nel vestirsi? Questo è importante, questa è una domanda da un milione di dollari. Allora, gli errori più gravi è mettersi delle paperine o magari dei disegnini di cartoni animati dopo i 25 anni, oppure gli abiti non adatti a determinate occasioni. E comunque sì, cercare di essere femminili, cercare di essere adeguate al posto dove si va e scegliersi gli abiti che stanno alla perfezione, ecco. Sì, infatti qualche giorno fa eravamo insieme e lei è meticolosa, è un qualcosa di eccezionale, lei gli piace essere sempre perfetta, eh? E la cosa più importante che una donna deve ricordare? Al giorno d'oggi deve ricordare di non perdere la propria femminilità, perché comunque una donna cercando di fare carriera, cercando di diventare qualcuno, di esprimersi, ecco,
deve comunque rimanere femminile e donna, e non deve dimenticarsi che la forza della donna è nella sua debolezza, ecco. Direi questo, perché anch'io a volte mi dimentico, divento, diciamo, voglio fare, eccetera, però non bisogna dimenticarsi, non bisogna perdere questa qualità molto importante. Bellissimo. Per finire, dove troviamo i capi Lilian Linfea? In Milano, naturalmente, penso. Negozio è a Lorenteggio, in via Biancospigni numero 12. È un multibrand, trovate anche gli altri marchi, ma anche il marchio Lilian Linfea, e poi anche organizziamo qualche volta dei eventi che noi pubblicheremo comunque sulla pagina del nostro negozio, che si chiama The Stockage. Molto bene, perfetto. Allora, Music New ringrazia Lilian Linfea per essere intervenuta, grazie e arrivederci alla prossima. Grazie a voi e arrivederci. Eccoci di nuovo su Music New, benvenuta a Fiamma Velo, un artista a tutto tondo, è un qualcosa di speciale, le sue note sono poesia. Quello che noi volevamo adesso capire, più o meno, come nasce Fiamma Velo? Come nasce nella musica, come nasce come ispirazione? Dunque, io inizio a studiare pianoforte a 5 anni. Però da subito ho avuto questa passione per la composizione. Fin da piccola mi nascevano delle piccole melodie, magari dedicate al mio gatto, cose semplici. Di lì sono diventate vere e proprie pagine di vita, pagine di diario, che è il titolo del mio primo CD. So che tu praticamente il tuo sogno nel cassetto è quello di comporre musica per film. Sì. Ma qualcosa hai fatto anche già? Sì, ho avuto una bella opportunità grazie alla regista Silvia Ivanova Estrova. Nel 2012 mi ha dato da musicare un suo cortometraggio intitolato Veikon Spring in Autumn. E questa è stata una bellissima esperienza, è stata anche la prima volta che ho registrato proprio delle incisioni professionali della mia musica, che è arrivata anche in America. Bellissimo, praticamente il tuo primo CD è del 2012... È prima del CD, sì. Dopodiché? Dopodiché nel 2012 ho detto è ora di fare il mio primo CD, e dunque ho registrato pagine di diario. E ora da poco è uscito invece il secondo CD, Sogni nell'alba. Sogni nell'alba è prodotto da? Sempre da Francesco Puglisi della New Promotion. Infatti il primo CD l'avevo inizialmente autoprodotto, poi ho incontrato Francesco che me l'ha riprodotto in seconda ristampa, e poi, dato che ormai era il 2014, ho detto è ora di fare un secondo CD, e dunque Sogni nell'alba. Una grande carriera in ascesa, complimenti. E questo praticamente, mi dicono che le tue ultime composizioni sono in classifica, sono su iTunes e vendono molto. Sì, sono stata felice proprio di ricevere questa notizia l'altro giorno, che sono entrata nella classifica dei primi 100 su iTunes, e quindi continuate ad ascoltarmi, ne sarò felice e spero di rimanere in classifica. Certo, noi qui abbiamo avuto il piacere di ascoltarti in questo momento, è stata una cosa stupenda. Dove potremo vederti anche live, in giro per l'Italia o per il mondo? Hai fatto diverse cose. Sì, allora adesso prossimamente suonerò a Padova, ai Santi, un locale di Padova, poi avrò delle date a Cortina d'Ampezzo, come già quest'estate ho tenuto una serata intitolata Note sul vento dei sogni, poi quest'estate ho avuto il piacere di fare anche la mia prima data all'estero, ovvero a Salisburgo. E diciamo un po', ecco, mi muovo tra la zona del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, adesso spero, ecco, prossimamente anche a Milano di avere occasione di suonare e così, insomma. Sicuramente Puglisi ti troverà delle collocazioni interessanti, hai fatto qualcosa anche in Austria? Sì, a Salisburgo ho seguito delle lezioni con il maestro Nikolaus Schaft, che è stato l'autore della colonna sonora dei Templari, e che saluto nel caso riesca a ascoltarmi, e grazie a lui quindi ho studiato più approfonditamente composizione, che finora ho sempre curato da autodidatta. E niente, dopo abbiamo tenuto un concerto assieme a Mönchsberg lo scorso agosto.
Molto bene. Allora, per ora ti ringraziamo, è stato veramente un piacere averti con noi. Se hai qualcos'altro da voler dire, un saluto particolare. Beh, allora intanto saluto tutti coloro che mi stanno ascoltando e vedendo in TV e spero che sarete invogliati a sentire la mia musica, che la potete trovare su tutti i web store, da partire da YouTube, ma Spotify, iTunes, ovunque, la cercate sotto Fiamma Velo e spero che avrete piacere di ascoltare la mia musica. Ah, molto bene. Allora un saluto da Walter per la New Promotion, etichetta discografica, e vi invitiamo, se volete, ad inviare i vostri video che saranno sicuramente valutati. Un grazie e un arrivederci, a presto. Ciao a tutti.